Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Vionauta e siamo quindi giunti al settimo episodio di questa serie Versus, Est versus Ovest con Andrew Channel. Ciao a tutti ragazzi, eccoci tornati sul campo di battaglia. Ok, il punto della situazione. Allora, io al momento, come sapete, sono un po' ingabbiato, nel senso che gli unici target che ho a mia disposizione sono l'Ordine Teutonico e l'Livonian Order, che sono un po' incavolati nei miei confronti, e il mio alleato storico, la Pomerania, ha ben deciso di allearsi con il Livonian Order, il che mi crea qualche problemino non da poco. Qualche mio amico qua mi diceva di attaccare la Silesia, però può essere un problema a livello impero, mi potrebbe dare impatti sui principi. Tolgo la quindi pausa, potrebbe essere una... Sì, vai, ci siamo. Allora, invece da parte mia, io qui mi trovo di fronte a una situazione molto difficile, diciamo la più difficile dall'inizio partita, perché dopo la sconfitta clamorosa con la Borgogna, sono in preda ai debiti, ho dovuto azzerare praticamente gli advisor e sto cercando di recuperare denaro, però mi trovo di fronte a un'occasione molto ghiotta, ossia la Provenza è scomunicata, e è alleata soltanto con Genova e la Lorena. Io intanto che chiacchieravamo in fase di pre-recording con Avinato, ho dato un'occhiata alla Cardinal Minister, ho dato un'occhiata alla forza di Genova, non mi sembra molto pericolosa, hanno 13.000 uomini, mentre per quanto riguarda la Lorena sono 5.000. Quindi ho due scelte: smettere di pagare i debiti per formare un esercito di mercenari da mandare in prima linea dichiarando guerra a un mercenari disponibili più 100%, questo è un evento che arriva proprio a fagiolo, oppure la seconda opzione è quella di ripagare tutti i debiti, rimanere buono per 2 o 3 anni e sperare che la scomunica rimanga. Perché il problema è se la scomunica se ne va, poi la Provenza potrebbe trovarsi un alleato un po' più forte e dopo il 1490 cadono le tregue con la Spagna e con la Borgogna, quindi ritorno ad essere un pochino debole. Mentre invece adesso l'ironia della sorte, il fatto di aver perso questa guerra con le due potenze che ho a sud e a nord, mi ha ingabbiato, però sono anche un po' in un guscio, perché fatto salvi attacchi dagli inglesi o dalla Savoia... sarebbe abbastanza difficile arrivare a Parigi, quindi non lo so, devo riflettere. Anche se devo dire che per come ho impostato le mie finanze potrei ripagare i debiti in fretta. Vediamo. Ok, anche io sono abbastanza indebitato e guadagno pochissimo purtroppo. Vedremo, anche ho 5 debiti tipo... insomma 800 ducati fuori, quindi mi sa che nelle prossime guerre dovrò cercare di spillar soldi ai miei nemici. Esatto. Questa è un'altra opzione, effettivamente. Purtroppo non capisco perché la Lituania non mi fa claim in giro, cioè mi ha un po' bloccato sta cosa. Ma le personal union possono fare claim essendo un... ma credo non sì. Ne sono così sicuro. Dici che non però... possono? No, non lo so, è una domanda. Non... allora, Venezia è alleata con l'Ungheria, ok, però credo che odi l'Austria, infatti è meglio lasciar perdere. Devo veramente capire quali sono gli stati con cui potrei far comunella. La Svizzera odia Provence. E accetta anche un'alleanza. Questa potrebbe essere un'idea. Vediamo quanti uomini hanno gli svizzeri. Tanto non devo sposarmi con loro. 11.000 uomini. E hanno la Provenza come nemico. Facciamo un'altra vaccata, dai. Io ho avuto un'alleanza alla Svizzera, che notoriamente, come sai, è una nazione belligerante. E vediamo un po' quello che riescono a combinare. Se io adesso attaccassi Provenza... Svizzera mi dice di andare a quel paese perché ha una tregua, ma vaffanculo, non ci ho guardato, che finisce però nell'86, quindi potrei pensarci. Non male. Bookkeeping mi abbassa gli interessi, questo va benissimo, ottima idea. Tanto con la tecnologia amministrativa siamo molto avanti.
Io sto a 7 ancora. A 6, scusa, ancora. Tu a 7. Soprattutto a quella militare, mi dispiace stare indietro. Sì, sono entrambi 7 e sono a più 90%. La cosa figa è che mi dà il bonus al più 20% sulla production efficiency. Mentre invece io non l'ho mai capito quale bonus una persona ottenga essendo avanti nel tempo con la tecnologia militare, perché quella diplomatica dà un miglior trade Nessuno, efficiency, c'è nessuno. scritto. Non ci sono Proprio bonus. zero, No, non c'è nessun. il bonus è avere le truppe migliori. Mi sembra già un bonus abbastanza buono. Sì, effettivamente è vero, è chiaro. Uno si deve anche accontentare, giusto? Sono riuscito ad abbassare la Io local quasi autonomy. Ho quasi. visto che è passata a meno 11. Non so cosa sia cambiato nel frattempo. Stava a meno 8 prima che cominciava a meno 6 e qualcosa prima che cominciava a registrare. Per qualche motivo la tolleranza mi è schioppata la tolleranza. Non so come. Attenzione perché io qui ho avuto un piccolo problema, ma per un momento lo schermo è diventato nero, sono finito al desktop, però Metto pausa. non so che cosa sia successo. No, 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 vado. sono ritornato Ok. sulla. Sì, eventualmente darò un'occhiata poi in fase più tardi, vediamo se ho poi un problema di Ok, speriamo di no. registrazione. No, beh. Altrimenti tutti i diritti di questa puntata finiscono all'Arionauta, per la legge per la legge dinastica. Wow, guadagnerò 10 Spero di centesimi in no, poi più. vado. Esatto, forse sì, esatto, un po' meno, non lo so, dipende dalla giornata. Comunque, vabbè. Allora, stavo cercando di capire. Ah, ecco, qual era il mio combat width? 9. Perché lo sto cercando di capire? Perché sto tirando in piedi un esercito di mercenari. Bene. Sono un birbante. Oppure sono uno che non ha imparato dai propri errori. Uff. Ma io questa Provenza così tutta sola soletta, quasi quasi la vado a massacrare di botte. Io non so qual è il mio Però combat weight, eh? Sono a livello 6, quindi 7 a 9 è messo da tipo 8, 7, qualcosa del genere. Vediamo Vai su, un po'. Sì, aspetta, te sulle lo dico subito. Al tecnologie, sì. livello 9 ti dà più 1. Sarò. No, scusa, cosa sto dicendo? A livello 9, ma tu sei livello 6, quindi uguale a me, 9. 9, sì, è 9, esatto. Per Quindi a livello 9. forza, sì. Ok. No, pensavo che a 7 aumentasse pure la combat width. Sembra di no. Io No, sto no, no, facendo claim a destra e a fortunatamente. manca, però il problema è che al momento Austria, Silesia e Novgorod, se io attaccassi questi signori qua, Pomerania e Austria verrebbero. Silesia e Austria pure. Mi sarebbe perfetto, sai? La Russia vuole il passaggio, glielo diamo. Beh, sì, non Li farò teniamo arrabbiare buoni. No, Moscovia. no, no, Non farò assolutamente. arrabbiare Moscovia. Allora, io quasi quasi abilito soltanto questa fortezza perché mi serve e anche Poitou e Normandie. Adesso i miei soldoni pian piano diventeranno sempre meno e quando dovrò alzare il maintenance andrò in negativo. Quindi devo mettere da parte un po' di Novgorod mi ha denaro. tolto da rivale, incredibile. Wow, stai diventando simpaticissimo i russi, eh? Comunque c'è da dire una cosa che mi dimentico sempre, ma quanto salvi, chiudi il gioco e lo riapri, le rivalità un po' si resettano a livello di IA. È una cosa nota, Sì. purtroppo. Sì. E a dirlo Vediamo in se la questo Spagna mi dà il momento cuoricino o no. l'ordine livoniano mi dà il cuoricino. Questo non è giusto. Scusa, la Spagna mi odia ancora. La Borgogna al posto del cuoricino c'è un dito medio alzato. È proprio un'icona ad hoc. Quindi no, non è cambiato nulla. Allora, non abbiamo Ho leader. perso Novgorod come rivale, non è più un rivale valido. Incredibile. Ah, ecco perché. Perché probabilmente i moscoviti stanno iniziando a papparsela. Infatti Eh sì, mi sa. vedo che Tver è ancora di Novgorod, però hanno preso, adesso non so come pronunciare, Rzhev, Torzhok, Insomma. Belugero, che anche questo è Velozero. Ok.
Ragazzi, c'ho le finanze che la Grecia a confronto è veramente un paradiso fiscale, Cayman Island, è terribile. Questa guerra mi ha veramente fatto molto male. Wow, la Silesia è livello 7 militare. Incredibile. Non male. Temo che dovrò prendere un altro debito, caspita. Ok, sto rimettendo le navi pesanti dentro la flotta commerciale perché mi sto preparando a uno scontro. Però a questo punto mi sa che mi convenga salire di livello militare prima. 562 punti. Ne ho 442, ci vorrà ancora un po', quindi mi sa che questo sarà un episodio di nuovo di calma. Fatto di debito. Prendo il mio terzo debito e poi dovrò protrarre gli altri. Sto facendo una cosa molto rischiosa, però l'episodio scorso ho veramente fatto l'errore di voler arrivare, come dire, brutalmente all'azione, invece di essere paziente, l'ho pagata. Sto di nuovo facendo lo stesso discorso, perché se non prendo adesso Provence non riesco a portare a Genova il mio porto e tante altre cose che voglio fare adesso, quindi vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Tanto un bel meno 33 per turno, che non è male. Ah, mi è uscito Diplomatic Reputation, che tu agoniavi tanto. Ah, grande. Ascoltami, abbasso la velocità a 2 per un se Sì, si può. Ok, vado, fatto. fatto per un momento, perché adesso devo attaccare e devo aspettarmi l'attacco da Genova e Laurent. Mi ho messo anche la pausa. Questo, scusami, No, vai, vai, non ti è preoccupare. il riflesso incondizionato. E declare war. Vai. Vediamo se riusciamo a combinarla in fretta. E il nostro sovrano ormai è abbastanza vecchiotto e fa anche. Però la rete è pure peggio. Ah sì. Luigi 11 di Valois, pronto a colpire anche a Main. Quindi adesso, ragazzi, la situazione è la seguente in guerra con Provence, che sembra una guerra molto semplice, il problema è cercare di chiuderla in fretta, perché avere poi sbloccare un quarto debito diventerebbe una cosa difficilissima da gestire. Proprio perché. Scusami, ho fatto. Ok. Ho premuto la pausa tipo quattro volte di fila Single per. player che intesi. Esatto, perché dovete sapere che poco fa ho passato tipo un'oretta e mezza in single player con la Russia. Guerre molto, molto veloci col tasto di pausa frenetico, quindi devo cambiare un po' mentalità. Cosa stai combinando di bello? Ah, sto cercando di far soldi. Che non è mai una brutta idea. Ok. Direi che qui, se riusciamo a ottenere un passaggio dei nostri amici Ok, scopro che praticamente tipo ogni 7-8 anni posso rubare savoiardi. i soldi alla Lituania, cosa che non avevo mai usato nelle scorse campagne. Veramente, questo non lo sapevo. Sì, c'è nelle interazioni con i tuoi vassalli, con le personal union, c'è una voce che si chiama siphon income. Il siphon dovrebbe Ah, essere tipo Saif. l'imbuto, no? Una cosa del genere. Drena, Sifone. drenare di soldi. Quindi praticamente gli si frega il 50% dei loro soldi annuali, che in questo caso sono 166 ducati, e si perde 100 di relazioni e più 10 di Liberty Desire. Ok. Però Liberty Desire Però è a zero perché era già negativo. Le relazioni mie stavano tipo a 200 skyrocket proprio, e adesso sono a 117 e posso migliorare di altri 58, quindi insomma mi sono tolto un debito così, senza colpo ferire. Ottimo. Quindi ora ho Io 4 debiti. devo segare i mercenari, perché costano troppo. Ragazzi, Una queste volta che sono saranno riuscito a prendere Provence. puntate un po' così per me. Io dovrò lavorare più sulla. Allora, più 15, vado a 168 più 25, quanto fa? 83. 168 più 25, 188, 193. Yeah. Penso. Posso integrare la Moldavia. Ok,
Non Non subito. male. No, assolutamente Non no. male. Lo metto a fare di corsa. E tanto alla fine non serve a una beneamata. Perché gli ho Sulle tolto la zarattrance marca. sono, eh. Infatti c'hanno quattro soldati adesso. Non è più una marca, c'hanno quattro soldati. Zeratul mi diceva in privato su Steam, una cosa che non sapevo assolutamente, che, e devo verificarla effettivamente, che se tu una marca la fai crescere, non è più marca ma diventa vassallo. Io sapevo solo che dopo un certo Ottimo. sviluppo perdevi bonus di marca. Non sono Ok, non lo sicuro che sapevo. non, cioè, si trasformi automaticamente, sinceramente, non ci metto la mano sul fuoco, però sarebbe da provare in qualche campagna così in singolo come test. No? Malbork, dove sta Malbork? Malborg, non me lo No, è ricordo. sulla costa qui, a fianco a Danzica. Vediamo quanto guadagno adesso di trading il mese prossimo. Ah, io dovrei mettere un altro rivale. Non so assolutamente chi. Non ho molte scelte. Ho l'Ungheria, ma l'Ungheria credo che sia ancora blindatissima. Tu sei in guerra, potrei approfittarne, attaccare l'Ungheria. Potrei mettere l'Ungheria, Lorda d'Oro, Caracognolo e la Svezia. Mi sa che metterò Lorda Però Ungheria d'Oro. con l'Austria. Ungheria Sì, però con l'Austria io la l'Austria. potrei chiamare in una guerra. Ah, già, potresti fare. Sì, assolutamente. Allora, posso salire di livello militare? Perfetto! Ok, preso Lorda d'Oro come rivale. Gli faccio un embargo. E sai che ti dico, li insulto pure, spero che ricambino. Addirittura, poverini. Brutti ordi. Così, un evento che mi fa perdere 2500 di manpower, tanto per gradire. Abbondiamo, vero, in queste fasi. No, io ce l'ho, l'ho Io... recuperato, fortunatamente. Sì, ma Send an comunque insult. all'inizio gioco è una cosa terribile, Sì, vabbè, 400 ma per perché mi sono turno, dimenticato di è usare. bruttissimo. Mi sono di semplicemente dimenticato di usare i. Come si chiamano lì? I cosi. Te lo dico un altro giorno, Va bene, stai eh. tranquillo. Tranquillo, tranquillo. Mi sono dimenticato di usare i mercenari. Ah, Allora, io ecco, dovrei ok. creare un po' di. Forse non devo pagare il debito perché dovrei creare dei cannoni. Se io abusassi della Lituania, mi prendessi un'altra volta i soldi? Si potrebbero incazzare troppo, però. Ok, Provence è caduta, i mercenari non mi servono più e posso chiamare la Svizzera per attaccare anche Genova. Forse era un po', non era necessario, però in questo caso porto i miei fuori di qui. Sai che c'è? Io lo faccio. Mi ripiglio i soldi dalla Lituania. Speriamo bene. Beh, no, è una buona idea comunque, La a parte personal gli union scherzi. si perde se la relazione è negativa, giusto? Non se. Se il tuo prestigio è negativo, se la relazione... No, la relazione, no, scusami, la relazione influenza il Liberty Desire. Però se è una relazione negativa, ma Liberty Desire è ancora sotto al Sì, ma la porta del re, se è 50%, non devi negativo, mi sa che preoccuparti. perdi l'unione. Ok. Ok, non ricordo. Ok, quindi Tanto gli adesso svizzeri stanno dovrei facendo creare i fuori i genovesi, cannoni. bene. Ben Allora, fatto. creare i cannoni. E quanto ne creo? 536. 2, 3, 4 e 5. Abbiamo perso Dione, merda, questo non me ne sono accorto. E sì che Dione è anche una fortezza, durata molto, devo dire. Dobbiamo chiudere questa guerra entro 2 anni, perché altrimenti A non posto, ci finiti tutti i siamo. soldi. Altro prestito. Vabbè, Beh, sì. sì, giusto, giustamente.
Ma dove si trova la Lorena? Bella domanda. Ma chi lo sa? Io spero che Genova abbia tanti soldi in cassa perché glieli devo rubare tutti. Andiamo a vedere. Potrei trovarmi in guerra contro la Mo Genova. contro Moscovia, che è a livello 7. Quanti uomini ha? Muscovi. Non hanno un cavolo di genovesi, va bene. 25.000. Ok, Genova devi cadere. Io dicevo tanto tempo, fino al 1490, non mi dichiara guerra nessuno, è già l'87, sta finendo, quindi ovviamente 2 anni. Andiamo bene. Ok. Ha fatto una riforma, l'amico? Ha fatto la riforma? Eh sì, ha fatto la magia. Vediamo un po'. Reichsreform, la prima. Ha fatto la magia, bravo. E dai, cadi. Forza! Prestigio. The ruler of England has died without leaving a direct heir. Ferma un attimo. Scusa? They will join in... Allora, c'è una guerra di successione. Gli inglesi, il re d'Inghilterra è morto senza eredi. Si uniranno gli svedesi, a meno che non li contestiamo. Se contesto Aspetta, aspetta, aspetta. Guerra di successione tra? e tra me e la Svezia per l'Inghilterra. Boom! Wow. Il punto è. Il punto è che la Svezia, dove stanno? Sì. Entrando in guerra di successione sono nella peggiore situazione possibile immaginabile. Però loro hanno soltanto 23.000 uomini e sono alleati con Moscovia e Novgorod. Però, aspetta, la successione è svedese o è tua? Cioè, La l'Inghilterra successione starà a tuo è. fianco o contro di te? Qui dice che loro si uniranno alla Svezia. Noi possiamo contestare. Ah, ok, quindi l'Inghilterra si Se io troverebbe contesto, contro di dico. te. Esatto. Se io E la contesto, devo Svezia ha prendermi gli inglesi e la pure Svezia. Lunenburg, Moscovi e Novgorod, quindi si potrebbe portare una Quindi, delle anche se due. l'evento è meraviglioso, io a questo punto, con 0 manpower e 3 debiti, non No, posso perché questa per prenderlo. loro è una guerra di difesa, quindi verrebbero anche gli alleati, sei Sì, tu che attacchi. devo Quindi contestarla, però è una cosa tristissima, devo fare potresti backdown. contestarla, ma sì, anche No, perché non hai faccio le... backdown. Tu dovresti andare a Non ho le prendere la navi. capitale inglese, quindi non hai le navi, sì, è un casino. Non ho una flotta, vado a Stoccolma con Mi viene da piangere l'astronave. per te, mi viene da piangere per te perché hai perso un'occasione d'oro. Eh sì, esatto. Adesso abbiamo l'Inghilterra che è una personal union con la Svezia, ma ti rendi conto? La Svezia è bestiale. Per fortuna che li ho cacciati 20 anni fa, perché se adesso ce li avevo qui in Francia, cioè mettevo le mani nei capelli. Però devo essere realistico, cioè non posso assolutamente fare una mossa del genere. Sarebbe stato un suicidio. Quindi pazienza. Tanto Allora. la mia partita, dopo l'errore che ho combinato, è già un po' compromessa, però diciamo che c'è sempre tempo per recuperare. Tanto devo migliorare sempre le relazioni con i miei alleati. L'Austria può allearsi nel 90, ok, perfetto. E accetterà, molto bene. Questo è positivo. Problema è che Genova è al 21% da 2 mesi e non cade. Ma non cade neanche se la bombardo con le atomiche. È andata. È andata, per fortuna. Allora, French Vassal ovviamente
Non è possibile World Reparation, però sì, è possibilissimo che poi annullano tutto quello che hanno con Provenza. Wow, incredibile! 25 minuti passati, non me ne sono nemmeno accorto praticamente. Già 25 minuti? Sì. Se mi fai concludere la partita con la pace e poi possiamo Sì, va bene. Io ho salutare. cominciato una guerra con l'Ordine Teutonico. L'ultima guerra per l'Ordine Teutonico. Ho questa paura per loro. Ok. Adesso andiamo da loro e gli diciamo di andare a quel paese. Ovviamente loro non accettano perché non hanno fatto niente alla Lorena, quindi ci sta, però Provence, Draguignan, Anjou e Maine. E se avessi 234 punti riuscirei a prendere tutto, non ho i punti diplomatici. Mi sento un pochino un coglionato, cioè, non dico parolacce, ma penso che tu abbia capito. Certo. Perché con la tecnologia diplomatica ero molto indietro, quindi ho fatto una tecnologia adesso. Dovrei aspettare praticamente un bel po'. Ma sai che ti dico che io quasi quasi. Vediamo un po'. Se prendo Anjou, mi servono 165 e poi posso chiedere tanto denaro. Ok, ho un'idea. 1, 2, tutto il denaro che hanno e vassal. E poi me lo annetto pian pianino. Ok, perfetto. Diciamo che sono abbastanza contento del risultato. Adesso la Francia assomiglia un po' di più alla Francia. Ho finalmente la Provenza, quindi dal prossimo episodio cerchiamo di sistemare i debiti. Cosa dici? Salutiamo e ci Sì. diamo appuntamento il prossimo? Ok, Firenze è entrata in coalizione contro la Francia. Attenzione, ragazzi, ne vedremo delle belle nel prossimo. Però io per il momento vi saluto e che dire, Alla è stata una bella prossima. partita. Ciao ciao. Ciao ragazzi.